Valdichiana, buon pomeriggio, benvenuti qua all'interno del Tempio di San Biagio per vedere nuovamente oscillare il pendolo di Foucault. Non solo quello, perché oggi qua ci sarà anche padre Müller, vice direttore della Specola Vaticana, che terrà una lezione magistralis. Padre, lei è la prima volta che viene a San Biagio, che effetto le fa vedere questo tempio e con all'interno questo fantastico esperimento? Sì, mi trovo un po' stupito della bellezza, è un posto bellissimo, ma anche mi colpisce molto questa, come si dice, un tipo di unità tra la fede, scienza, architettura, bellezza, tutto insieme con questa bella prova con il pendolo oggi. Ecco, lei oggi terrà una lectio magistralis, di che cosa ci parlerà e dove ci porterà a viaggiare? Un punto di partenza sarà il famoso cardinale Roberto Bellarmino, che viene qui da Montepulciano. È proprio lui che ha chiesto una prova fisica, dimostrare il moto della Terra. E voglio, da questo punto di partenza, esplorare un po' cos'è una prova fisica e poi dopo parlerò un po' di alcuni esperimenti paralleli fatti dopo presso la Specola Vaticana. Vanna Pellegrini, presidente del SAP, della Società Astronomica Poliziana, torniamo a vedere oscillare il pendolo e a rimanere affascinati come 2 anni fa. Sì, è proprio vero, le cose belle e semplici non possono che ripetersi ed avere successo. Ci sono delle piccole modifiche quest'anno in relazione sia alla lunghezza del filo che alla massa del peso e altre modifiche vorremmo farle per esempio per ottobre, per la settimana successiva, perché credo che questa esperienza e questo territorio si meriti veramente la maggior divulgazione possibile. Anche lei oggi darà via all'esperimento come nel 2016, stessa emozione? Questa volta un'emozione maggiore. 2 anni fa detti io il via al pendolo perché chi organizzava l'iniziativa erano licei poliziani e quindi io in quel momento rappresentavo i licei poliziani. Ora sono in pensione, idealmente rappresento i licei poliziani, ma praticamente non posso più. E allora ci sarà una piccola sorpresa che non sa nessuno, neanche la persona che verrà coinvolta, e quindi non posso svelarlo. Io sono sacerdote gesuita della Specola Vaticana, osservatorio astronomico del Vaticano, fondato verso l'anno 1600, in concomitanza con il progetto della riforma del calendario di Papa Gregorio XIII. L'osservatorio era originalmente situato nell'allora nuova torre gregoriana, chiamata anche la Torre dei Venti. Bene, secondo me andiamo. Nella loro nuova torre gregoriana, chiamata anche la Torre dei Venti, che si trova sopra gli attuali musei vaticani. Durante i successivi 250 anni, c'erano 2 altri osservatori osservatori pontifici a Roma, l'uno al Cappadocio e l'altro presso il Collegio Romano dei Gesuiti, dove c'erano 2 diversi telescopi e altri strumenti installati sopra la finta cupola della chiesa di San Ignazio. Dopo una pausa di 20 anni, l'osservatorio fu rifondato da Papa Leone XIII nel anno 1891. Da allora fino all'anno 1935 c'erano non meno di 5 telescopi nelle cupole sui muri della città del Vaticano. Nell'anno 1935 l'osservatorio fu trasferito a Castel Gandolfo. I 4 telescopi installati lì rimangono in funzione fino ad oggi, sebbene non siano più adatti per la moderna ricerca astronomica. Dall'anno 1993 l'osservatorio ha avuto il proprio telescopio più moderno presso Mount Graham International Observatory a un'altitudine di 3.200 metri nello stato di Arizona,
Lo staff del rosatorio è composto da sacerdoti e fratelli gesuiti che perseguono ricerche osservative e teoriche di astronomia e astrofisica e che partecipano alle varie attività delle società astronomiche internazionali. Quando i visitatori vengono alla Sfera Vaticana, ci pongono sempre la stessa domanda: perché il Vaticano ha un osservatorio astronomico? Secondo me, questa domanda fatta così presuppone che ci sia qualche sorta di conflitto tra scienza e fede. Tuttavia, l'esperienza quotidiana dei membri dello staff di ricerca dello specula è che non vi è alcun conflitto. La missione centrale della specula è quella di fare ricerca nelle scienze, in modo che, per usare le parole di Leone XIII, il Papa che ha rifondato la specula nell'anno 1891, in modo che sia a tutti chiaro che la Chiesa e i suoi pastori non si oppongono alla vera e solida scienza, sia umana, sia divina, ma che la abbracciano, la incoraggiano e la promuovono con tutto l'impegno possibile. Di conseguenza, quando mi viene chiesto perché il Vaticano ha un osservatorio astronomico, io rispondo con un po' di ironia che il Vaticano ha un osservatorio astronomico perché non ha risorse sufficienti per costruire e mantenere un acceleratore di particelle. Sarebbe bello, non possiamo. Forse, immagino che tutti sapete che c'è un famoso gesuita che è nato a Montepulciano, il santo Roberto Bellarmino. Bellarmino ebbe una carriera lunga e illustre, ma negli ambienti scientifici è ricordato a volte non con affetto per il suo coinvolgimento nell'affare Galileo. Galileo naturalmente sosteneva il voto di rotazione e rivoluzione della Terra. Oggi può sembrare a noi che Bellarmino e altri contemporanei di Galileo che hanno resistito all'idea del voto della Terra fossero miopi e meschini o che fossero governati dall'ideologia. Ma pensiamoci un attimo, a noi non ci sembra che la Terra si muove. Ora non abbiamo alcuna sensazione del suo movimento. In realtà era piuttosto controintuitivo accettare il moto della Terra. Era una situazione in cui si doveva convincere a ignorare l'esperienza e il buon senso quotidiano, come se fossimo sbagliati. Non è facile. Tutti noi attribuiamo giustamente un valore elevato all'esperienza quotidiana e al buon senso. Vuol dire che si può capirmi e sentirmi più o meno? Perfetto. Nell'anno 1615, il carmelitano padre Paolo Antonio Foscarini lasciò pubblicare a Napoli il suo tratto della mobilità della Terra e stabilità del Sole. Roberto Bellarmino, a quel tempo cardinale, rispondendo a nome della Chiesa, insiste che l'onore della prova deve essere su Foscarini e sugli altri che volevano sostenere il voto della Terra. Dopo aver sollevato varie cautele, Bellarmino ha scritto: dico che quando ci fosse vera dimostrazione che il Sole stia nel centro del mondo e la Terra nel terzo cielo, e che il Sole non circonda la Terra, ma la Terra circonda il Sole, allora bisognerebbe andare con molta considerazione in esplicare le scritture che paiono contrarie e piuttosto dire che non intendiamo che dire che sia falso quello che si dimostra. Ma io non crederò che ci sia tale dimostrazione finché non mi sia mostrata. Né è lo stesso dimostrare che, supposto che il Sole stia nel centro e la Terra nel cielo,
si salvino le apparenze. Secondo Bellarmine, ci voleva una vera dimostrazione fisica per accettare il voto della terra. Bellarmine è stato criticato per aver dato questo compito ulteriore a coloro che stavano sostenendo il voto della terra. Ma io penso che la critica non è completamente giusta. Accettare il movimento della terra implicava un cambiamento radicale della lunga credenza tradizionale. Richiedeva un'attenta interpretazione di alcuni passi delle scritture, una questione delicata in quei decenni in cui i riformatori protestanti accusavano regolarmente la Chiesa di mantenere la propria interpretazione in termini più alti rispetto al semplice senso letterale della scrittura. E ancora di più, richiedeva di ignorare l'esperienza quotidiana e il buon senso che ci danno l'indicazione che la terra è immobile. Secondo me, Bellarmine ha sbagliato, ma è stato prudente a resistere sul fatto che coloro che stavano proponendo un cambiamento della concezione tradizionale avrebbero dovuto dimostrare quanto affermavano. Bellarmine riconosceva che l'ipotesi del voto della terra comportava una semplificazione nella spiegazione e nel calcolo dei mondi apparenti, dei pianeti e delle stelle. Tuttavia, la maggiore semplicità non fu conservata una prova sufficiente. Come hanno sostenuto alcuni contemporanei di Bellarmine, il metodo con cui Dio realizza la nostra salvezza non è semplice. Inviando il suo unigenito figlio ad incarnarsi sulla terra per essere crocifisso e risuscitato dalla morte, questo è un progetto complesso, qualcosa che ci dovrebbe essere rivelato nelle scritture, non è qualcosa che avremmo potuto capire da soli utilizzando il criterio della semplicità. Quindi, nonostante la semplicità possa essere altamente indicativa della verità scientifica, di per sé non costituisce una prova. Quindi, il tipo di prova richiesto da Bellarmine era una prova fisica, una dimostrazione fisica. Galileo propose una prova fisica del movimento della Terra basata sul voto delle maree nel suo discorso sul flusso e il riflusso del mare del 1616 ed anche nel quarto giorno del suo famoso dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632. Galileo voleva sostenere che il flusso e il riflusso delle maree erano un avanzare e ritrarsi delle acque della terra causato dai suoi movimenti. Ma Galileo aveva torto in questo caso. Questa non è la corretta spiegazione fisica delle maree. Ai tempi di Galileo non era ancora disponibile una corretta spiegazione fisica delle maree, né era disponibile alcuna valida prova fisica del voto della terra. Secondo me, se Bellarmine se fosse stato ancora vivo, molto vecchio, si sarebbe fidato e convinto dalla prova fisica del moto della terra offerto da Léon Foucault nel anno 1851. Una dimostrazione così accessibile e persuasiva di riuscire a superare la resistenza posta dall'esperienza quotidiana e dal buon senso. E secondo me Bellarmine sarebbe stato ancora più lieto di vedere la prova sperimentale di Foucault ripetuta qui a Montepulciano, la sua città natale, nella chiesa di San Biagio. Ma
in che senso è la dimostrazione di Foucault una dimostrazione fisica? E cos'è che ne rende così accessibile e persuasiva? Secondo me, la dimostrazione è così accessibile perché il pendolo, più di ogni altro strumento, serve a inquadrare e portare ordine alla nostra esperienza fondamentale di tempo e di spazio. Prima, la nostra esperienza di tempo. Gli orologi, compresi gli orologi a pendolo, sono uno strumento che usiamo in modo non riflessivo. Sotto forma di orologio da polso o smartphone, un orologio in pratica diventa addirittura parte del nostro corpo. Sebbene gli orologi a pendolo non siano portatili, misurano lo stesso tempo, avendo visto orologi a pendolo fin dall'infanzia ed essendo dipesi da loro fin da prima che ci ricordiamo, diamo per scontato che il movimento di un pendolo sia così regolare e così preciso da fornire una misura del passare del tempo del tutto affidabile, e può persino sembrare di definire il passare del tempo. E così per noi il movimento di un pendolo simboleggia e incarna a un livello di un tacito presupposto qualcosa della nostra fondamentale comprensione moderna del tempo. Galileo riconobbe l'isocronia del moto del pendolo e capì anche che il periodo di oscillazione di un pendolo è determinato dalla sua lunghezza ed è indipendente dalla massa collocata all'estremità libera. Arrivò fine al punto di suggerire che per misurare il tempo il pendolo sia più preciso dello stesso movimento celeste. Oltre il pendolo di Foucault, sono stati proposti veri altri tipi di prove fisiche per il movimento quotidiano della Terra, veri altri meccanismi, alcuni dei quali discuterò. Ma è solo il pendolo che gode dal forte vantaggio retorico e simbolico di essere non solo un sistema meccanico che può dimostrare fisicamente il moto della Terra, cioè il movimento del orologio terrestre, ma anche quello che incarna e simboleggia di per sé un meccanismo a orologeria. Questa credo è una grande parte di ciò che rende la dimostrazione di Foucault così accessibile, così persuasiva per noi. Tra tutte le dimostrazioni proposte è quella del pendolo che riesce a colmare in modo più convincente il divario dal movimento veramente apparente del orologio celeste al movimento reale del orologio terrestre, precisamente perché il pendolo incarna e simboleggia di per sé un meccanismo ad orologeria. In secondo luogo, la nostra esperienza dello spazio. La maggior parte delle dimostrazioni fisiche del moto della Terra, compreso il pendolo e altri meccanismi, dipendono in definitiva dallo stesso effetto fisico, la forza di Coriolis, che è stata spiegata nell'anno 1835 dal Gaspar Gustave Coriolis. È una forza che è veramente apparente, non reale. La si chiama una forza veramente apparente perché viene usata per spiegare la deflazione veramente apparente della traiettoria di un oggetto la cui traiettoria è in realtà in linea retta. La deflazione apparente è dovuta al fatto che il moto dell'oggetto è osservato da dentro un quadro di riferimento che si ruota. Supponiamo che ci stiamo cavalcando una giostra e che io lanci una palla a uno di voi. Dal punto di vista di
quelli che non sono sulla giostra, la traiettoria della pala sarà in linea retta. In accordo con la prima legge del voto di Newton. Ma, dal punto di vista di noi, sulla giostra rotante, ci sembrerà che la traiettoria della pala sia deviata, come se agisca una forza misteriosa. Lo stesso effetto deve essere preso in considerazione per i cannoni sulle navi da guerra. Per lanciare proiettili su lunghe distanze con accuratezza si deve compensare l'apparente deflessione dei proiettili di volo. Lo stesso effetto, spiega, il cicloni flusso da aria verso un'area di bassa pressione nell'atmosfera. Il percorso del movimento dell'aria viene deviato, con il risultato che quel flusso adotta una schema di rotazione. Si può osservare lo stesso effetto su una scala molto più ampia nelle tempeste cicloniche sul pianeta Giove. E lo stesso effetto prende forza di Coriolis, che spiega il cambiamento graduale dell'orientamento del piano di oscillazione del pendolo di Foucault. Durante ogni oscillazione, il percorso del pendolo è infatti in linea retta. I suoi movimenti rimangono sempre nello stesso piano. Tuttavia, dalla nostra prospettiva, sulla superficie di un pianeta rotante, il percorso del pendolo sembra di essere leggermente deviato. L'effetto è troppo piccolo da osservare in una singola oscillazione, ma nel corso di molte oscillazioni l'effetto cumulativo diventa notevole. Per un pendolo situato ai poli, l'effetto è massimizzato. Dalla prospettiva di quelli sulla superficie della Terra rotante, il piano di oscillazione del pendolo in realtà rimanendo stabile sembra eseguire una rotazione completa in 24 ore. Ai voli. Alle latitudini più basse, la rotazione apparente del piano di oscillazione è più lenta, all'equatore l'effetto scompare. Ciò che rende il pendolo di Foucault una dimostrazione fisica della rotazione della Terra, cioè una dimostrazione del tipo richiesto da Bellarmino, è la nostra ferma convinzione della validità della prima legge di voto di Isaac Newton. Un corpo non soggetto a forze esterne permane nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Se la prima legge di Newton è corretta, e se le uniche forze che agiscono sul pendolo sono quelle della gravità e della corda che la sostiene, che sono forze la cui azione si trova all'interno del piano di oscillazione del pendolo, ne consegue che il piano di oscillazione del pendolo non dovrebbe cambiare. La traiettoria del moto del pendolo non dovrebbe deviare. Ma si vede e vedremo che il piano di oscillazione cambia a poco. L'unica possibile spiegazione fisica per il movimento apparente del piano di oscillazione del pendolo è il seguente: mentre osserviamo il pendolo, noi stessi siamo in movimento, nonostante che ci troviamo situati a riposo sulla superficie della Terra. Noi non siamo immobili e non ci stiamo nemmeno muovendo in una linea retta a velocità costante. Facciamo invece un movimento circolare. Osserviamo il pendolo dalla superficie di una Terra che sta rotando.
la dimostrazione fisica di Foucault, dalla rotazione della Terra. È seguito per la prima volta a Parigi nel 1851, è stata ripetuta in parte perché nella scienza moderna si deve riprodurre un fenomeno scoperto di recente come quello della rotazione apparente del piano di oscillazione del pendolo, prima di riconoscerlo come credibile. Inoltre, la dimostrazione è stata ripetuta in modo di confermare la previsione di Foucault che la velocità di rotazione apparente del piano di oscillazione del pendolo dovrebbe essere uguale a 24 ore divise dal segno dell'angolo della latitudine dove si trova il pendolo. Ai poli della Terra il piano di oscillazione dovrebbe completare una rotazione in 24 ore, ciò che è stato confermato in un esperimento condotto al Polo Sud nel 2001. Qui a Montepulciano ci vuole più tempo per un ciclo. Infine, la dimostrazione è stata spesso ripetuta perché è bella e perché ci sfida, facendoci affrontare la frontiera della differenza tra la percezione soggettiva, siamo immobili, e la realtà oggettiva, ci stiamo muovendo. Ritornando per un momento di nuovo dall'Osservatorio Vaticano, l'esperimento di Foucault fu ripetuto dall'astronomo Angelo Secchi nell'anno 1851 presso la chiesa di San Ignazio a Roma. Ecco un estratto dal rapporto di Secchi. Ha scritto: ho ripetuto l'esperimento di Léon Foucault con un pendolo lungo 31 metri e un peso di 28 kg. Ho misurato gli angoli con la massima cura e ho trovato con regolarità la deviazione come dovrebbe essere secondo la teoria. Tuttavia, c'è una leggera differenza nel movimento all'inizio e alla fine della serie. Gli errori certamente non sono più grandi dei probabili errori di osservazione. Non possono avere alcun effetto da discutere questa prova della rotazione della Terra. La lunghezza e il numero delle mie serie, alcune delle quali sono durate 6 ore, non lasciano alcun dubbio sulla conclusione. Sono sorpreso, quindi, di vedere che alcune riviste inglesi mettono in dubbio la correttezza di questa dimostrazione, ma presumo che queste obiezioni non vengono dai vostri uomini di scienza. Qui si vede questo diagramma, il piano della chiesa di San Ignazio a Roma, e si vede dove ha messo, se ha messo il suo pendolo. E qui, questo è il soffitto della chiesa, e si vede il piccolo buco dove è entrato la fila, accanto alla cupola finta della chiesa. Alcuni decenni dopo, padre Johann Georg Hagen della Specola Vaticana, infatti direttore della Specola, ha cercato di sviluppare ulteriori prove fisiche della rotazione della Terra. Ha progettato un meccanismo che ha chiamato l'isotomeografo, che installò nel piano terreno della torre dell'astrografo della Specola. Una trave orizzontale lunga 8,5 metri era agganciata al centro mediante una sospensione bifilare di acciaio di circa 7 metri di lunghezza. Due piccoli carrelli di piombo di 90 kg ciascuno si potevano muovere sulla trave su binari simmetrici dal centro verso l'esterno e viceversa.
La rotazione della Terra aveva per effetto che, durante il movimento simultaneo dei carrelli, la trave subiva una piccola rotazione nel piano orizzontale, rotazione che nell'emisfero nord era nel senso del movimento dell'accente del orologio quando i carrelli andavano dal centro all'estremità e nel senso contrario quando andavano verso il centro. Uno storico della scienza dopo ha fatto il commento: è abbastanza singolare che il più recente e probabilmente più preciso metodo fisico per verificare la rotazione della Terra sia stato ideato e sperimentato proprio in Vaticano, che per oltre un secolo aveva proibito alla Terra di ruotare. Questo è l'articolo, eppure si muove da Gianfranco Sinigaglia dal 1987. Quindi questo è un percorso piccolo per perché una fisica, una prova fisica, e paragonando un po' cosa ha fatto la specchio di Cana, qui per vedere la bella riflessione qui. Alla luce dell'ultimo commento di Sinigaglia, e dal momento che io sono dello Spirito Vaticano, vi chiedo di perdonare che concludo dicendo qualcosa sull'argomento di scienza e fede. Non posso fare altro a volte. In un discorso sull'evoluzione dell'anno 1996, ed anche nella sua lettera enciclica Fides et Ratio, Papa Giovanni Paolo ha valorizzato un insegnamento cattolico antico e importante che risale almeno a Sant'Agostino, il postulato dell'unità della verità. Il concetto sarebbe questo: Dio si rivela in due modi distinti attraverso gli eventi della storia umana riportati nella Bibbia e negli insegnamenti e tradizioni della Chiesa, ma anche attraverso la bellezza e la struttura stessa della natura. Quindi si può dire che Dio è l'autore di due libri, il libro della scrittura e il libro della natura. Se la scienza e la Bibbia ci appaiono in conflitto, forse è perché non abbiamo capito bene la scienza. Forse non sappiamo ancora leggere il libro della natura in modo adeguato. O d'altra parte, forse non abbiamo interpretato bene la Bibbia. Forse non sappiamo ancora come leggere il libro della scrittura in modo adeguato. O può essere che non sappiamo leggere bene nessuno dei due libri in un modo completamente adeguato. Nel caso in cui la Bibbia entri in contrasto con la scienza, secondo l'antica tradizione cattolica, la risposta appropriata dovrebbe essere quella di avere fede nell'unità della verità e poi, alla luce di una tale fede, di avere pazienza. Non c'è bisogno di insistere e provare subito una totale, assoluta concordanza tra la scienza e le scritture. Possiamo continuare a svolgere il nostro lavoro scientifico provando a capire e a interpretare il mondo e continuare il nostro lavoro sulla Bibbia provando a capire e interpretare meglio la parola di Dio. Un unico Dio ha scritto ambe due, i libri della scrittura e della natura, e non sarà in disaccordo con sé stesso perché la verità non può contraddire la verità. Grazie a questo credo riusciamo a vivere con qualsiasi apparente conflitto tra scienza e religione, secondo me. Se questa antica tradizione fosse stata ricordata e rispettata nel tempo di Galileo, forse Bellarmino non si sarebbe sentito obbligato a commentare dalla prospettiva teologica su una questione di fisica. Se questa antica tradizione fosse ricordata e rispettata nel nostro tempo, forse la teoria di Darwin
non sembrerebbe così sconvolgente per certe sette cristiane. Secondo me è un segno buono e vero di rispetto per questa antica lezione che oggi, nel contesto di questa bella chiesa, cerchiamo di leggere il libro della natura con più attenzione attraverso una ripetizione dell'esperimento del pendolo di Foucault. È una bella cosa, una bella cosa. Chiudo in un modo completamente, forse egoista, una pubblicità per un libro a venire. Il libro a sinistra è uscito in inglese 4 anni fa. Il libro a destra è una bozza del compratore. Questo è scritto da me e dall'editore della Specola Africana, un libro di scienza e fede. E quindi uscirà fra poco in italiano. Quindi, basta. Vi ringrazio molto per l'attenzione, per l'accoglienza, per la pazienza con la lingua e sarò molto contento di discutere più con tutti voi. Grazie.